Nerd Arabia, una vittoria colossale al torneo di Riyadh. Ha domato in 3 set spettacolo Sua Maestà Djokovic. È in finale del Six Kings Slam e sabato sfiderà Carlos Alcaraz per un tesoro di 6 milioni di euro. Jannik continua la sua favola tennistica. L'azzurro ha battuto per la quarta volta di fila il serbo in una partita vera, altro che semplice esibizione, come si ipotizzava. Ne è uscita invece una partita straordinaria, carica di emozioni, di colpi memorabili. Punteggio eloquente, 6-2, 7-6, 6-4. 2 ore di show, di nervi tesi, di battaglia anche psicologica. Ha vinto lo spettacolo. Djokovic, va detto, ha sfiorato la rivincita. 5 giorni prima, al torneo cinese di Shanghai, aveva ceduto a Sinner. Gara di applausi. Il match è iniziato alle 18.43, ora italiana, Palasport di Riyadh bombato. Lo speaker mette in evidenza che i due campioni si sono affrontati 8 volte ed hanno vinto 4 volte ciascuno. Applausi. Djokovic si è presentato con una vistosa fascia elastica al ginocchio destro. Jannik parte bene, 3 ace consecutivi e va agevolmente sul 3-0 in 9 minuti. Immediata la reazione del serbo che vince il quarto game. Controreplica di Sinner ed è 4-1. Djokovic nel sesto game inventa una magia e Sinner lo applaude. È 4-2, ritmo sostenuto, i colpi sono spettacolari ed il match svolta a favore dell'azzurro, 5-2. Per Jannik c'è un doppio set point e Sinner non sbaglia e chiude il primo parziale 6-2, Sinner ha vinto contro Djokovic in Arabia Saudita. Sinner d'Arabia, vittoria colossal su Djokovic in 3 set spettacolo. Sabato finale milionaria, sfiderà Alcaraz, foto ANSA, Blitz quotidiano. Secondo set, primo doppio fallo dell'altoatesino, e Djokovic va sullo 0-2 con rinnovata spinta. Magia di Sinner e Novak si unisce al pubblico negli applausi, Djokovic regala prodezze. Puro spettacolo. Jannik va sul 2-2. Quinto game e Sinner incappa nel secondo doppio fallo ma riesce a raddrizzare la barca, è sorpasso, 3-2. Djokovic non ci sta e col servizio va sul 3-3. Terzo doppio fallo di Jannik che sfodera un servizio a 200 km per ora e torna in vantaggio, 4-3. Ma nel game successivo Sinner commette 2 errori e si va sul 4-4. Ancora un doppio fallo per l'azzurro che rimedia con freddezza e misura 5-4. Djokovic reagisce da par suo e fissa il 5-5. Replica Sinner e fa 6-5. Idem il serbo, 6-6. Necessario il tie break, non le va rapidamente sul 6-0 e poi chiude il set con un impressionante 7-0. Decisivo il terzo set. Tensione alle stelle. Sinner vince il primo game ma commette errori nel secondo. Djokovic vince il terzo e va sull'1-2. 3 punti consecutivi e Jannik fissa il 2-2. Nole annulla 4 palle break e centra il 2-3. Sinner paga una insospettabile insicurezza ma rimedia subito strappando 2-3-3 con 2 rovesci pazzeschi. Cala Djokovic e l'azzurro ne approfitta con il suo miglior game, è 4-3. Sesto doppio fallo di Jannik e Djokovic regala prodezze con cui acciuffa il 4-4. Ma la forza mentale dell'azzurro lo porta al 5-4. Non sbaglia il set point e vince un match difficile, duro, nervoso. Giocherà sabato la finale che vale 5,5 milioni di euro contro Carlitos che ha battuto in 2 limpidi set, 6-3, 6-3, l'amico Nadal.